che devo dire che mi ha un po' incantato Padova. Padova era mia madre che era incantata di Padova, mia madre analfabeta che però amava Sant'Antonio di Padova, io invece sono per l'altro Sant'Antonio, quello delle bestie, perché da bambino sapevo il protettore delle bestie, io ho tutte le bestie, quindi ero un bambino ricchissimo. E la poveretta, una volta che è arrivata una corriera a Sant'Arcangelo, è salito di questi giovani che andavano a Padova, perché a Padova c'era l'inaugurazione della Basilica col re. E lei si è infilata lì come una specie d'ombra dentro sta cosa, nessuno ha detto niente, è arrivata quassù per andare anche lei alla Basilica, e lei, siccome era molto spiritosa, piccola, ma molto tenace, era accanto al re, e lei, c'era il re, sulla destra mia madre, lui andava avanti e lui doveva salutare la gente che applaudiva, salutava, e lui toccava le sottane a mia madre che diceva sta bossa con la manina, stai fermo con quella manina. E questo era il viaggio.